Ancora un altro esempio. Pompeius, scrive Cicerone nel 56 a.C. al proconsole Publio Lentulo, visus est mihi vehementer esse perturbatus. Pompeius, visus est mihi, è la principale. Vehementer esse perturbatus è la subordinata con l'infinito. Traducendo alla lettera avremo: a me Pompeo sembrò, Pompeius visus est mihi, essere visibilmente scosso, vehementer esse perturbatus. Ovviamente non è così che dobbiamo tradurre. Dobbiamo invece procedere in questo modo. Isolare innanzitutto le forme di videor. Qui abbiamo visus est, che è il perfetto passivo. Lo traduciamo con sembrare nella forma impersonale. Quindi mi sembrò, mi visus est. Come traduciamo il resto? Semplice. Facciamo seguire mi sembrò da una proposizione soggettiva introdotta da che. Quindi mi sembrò che. A questo punto il soggetto della principale, Pompeius, diventa il soggetto della nostra subordinata soggettiva. Quindi mi sembrò che Pompeo fosse rimasto visibilmente scosso.